Dalla giornalista ucraina Sviatlana Alexievich al corrispondente del Times Anthony Lloyd, da Emiliano Fittipaldi a Diego Bianchi Zoro, sono stati i protagonisti della 38esima edizione del premio Ischia di giornalismo. Pasquale Piscitelli. È un grande riconoscimento per una persona che lavora da solo nelle zone di guerra e vede le miserie del mondo, le brutture del mondo. Anthony Lloyd, inviato di guerra di razza per il Times, insieme con il Nobel per la letteratura da sempre impegnata per la difesa dei diritti umani, la bielorussa Svetlana Alexievich, tra i vincitori per la 38esima edizione del premio Ischia internazionale di giornalismo, che ha visto l'Isola Verde protagonista per questa importante manifestazione. Premiati non per il nome ma per chi hanno fatto il giornalismo. Noi manteniamo questa nostra linea da 38 anni. È un premio che ha inteso quest'anno porre l'attenzione sull'innovazione nella comunicazione e sul gusto dell'inchiesta giornalistica. E proprio per il giornalismo d'inchiesta della RAI il caso Regeni di Giulia Bosetti. È un genere in cui in Italia non si investe mai abbastanza e quindi credo che sia di stimolo per tutti coloro che ovviamente ci lavorano. 11 premiati dai professionisti della comunicazione per il sociale e per il blog, alla carta stampata, TV e rete, con un'attenzione alle nuove frontiere dell'informazione. Tra i riconoscimenti assegnato al neo direttore generale della RAI, Mario Orfeo, la Coppa di Nestore del Comune di Laccameno. Presente alla premiazione il ministro della difesa Roberta Pinotti. Calato il sipario, si lavora per la prossima edizione.